Pronto! Ma no, signora, siamo parecchi sulla linea, riagganciate! Pronto! Ma signora, state parlando con un'abbonata! Pronto! Ma riagganciate voi! Pronto, signorina, pronto! Lasciateci! No, non sono il dottor Sonnet! No, 08, non 07! Pronto! Ma signorina, è ridicolo, cercano di me, non lo so! Non ho pranzato fuori da Marta. Beh, saranno le 11:15, ma sei a casa, allora guarda sulla pendola elettrica. Proprio come pensavo. La valigia? Le tue lettere e le mie? Oh. Puoi farle ritirare quando vuoi. Oh. Che ti reciti la commedia, io? Oh. Ma tesoro, mi conosci, sono incapace di qualsiasi atteggiamento. Oh. Ma niente affatto. Niente affatto. Oh. Calmissima. Oh. Ma non ho la voce di qualcuno che deve nascondere qualcosa. No, ho deciso di avere coraggio e lo avrò. O per me, non è un cane da donna, non me ne saprei occupare, non lo porterei mai fuori, meglio che resti con te. Vedremo. Vedremo. Non è poi tanto complicato, basta che tu dica che il cane è di un amico. Tanto bene a Giuseppe, basterebbe che venga lui a prenderlo. Gli metterò il collare rosso, quello senza targhetta. Gli metterò il collare rosso, quello senza targhetta. Gli metterò il collare rosso. Scusa. I guanti foderati di pelo, quelli che adoperavi per guidare? Non so, non li ho visti, non credo, vado a cercarli. Aspetta, non farti interrompere. Pronto? Pronto, no? Ho cercato sulla poltrona, sul divano, in anticamera, sul comò. Niente, non ci sono. Nonno, ti sento benissimo. Ah. Sì, era proprio antipatico, pareva ad essere morti. Si sente e non ci si può far sentire. No, 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 guarda che ti sento proprio bene ora. È strano che ci facciano parlare così tanto, eh. Dico, di solito interrompono dopo 3 minuti e ti danno un numero sbagliato.
Sì, parla, parla di qualunque cosa. Soffrivo talmente da rotolarmi a terra. Ma basta che tu mi parli perché io stia bene. E sai, certe volte quando eravamo a letto insieme e io avevo la mia testa nell'angolino del letto e l'orecchio sopra il tuo petto e tu parlavi, sentivo la tua voce come questa sera nel ricevitore. Figliaco? No. No, 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 no. No, qui vigliacca sono io. Ma tesoro, io mi ero giurata. Ma no, tesoro, ti inganni, te lo ripeto. Aspettavo quello che è successo, amore. Io sapevo. L'altro ieri sera mi sono addormentata con il telefono nel letto. No, no, nel mio letto. Sì, lo so, sono molto ridicola, ma mi sono addormentata col telefono nel letto perché nonostante tutto il telefono va fino da te. E anche ammesso che io dormo, dopo il sonno ci sono i sogni. Svegliarsi, alzarsi, mangiare, lavarsi e uscire, ma per andare dove? Mio povero tesoro, non ho mai avuto nient'altro da fare che te. Marta, la sua vita organizzata. È come se tu chiedessi a un pesce come intende organizzare la propria vita senza acqua. La sera in cui gli ho detto che il suo bambino era stato ucciso, la zia Gianna è tutta pallida e piccolissima. È diventata una gigantessa rossa, una gigantessa di fuoco. Picchiava la testa al soffitto, aveva delle mani dappertutto e la sua ombra riempiva tutta la stanza. Ti assicuro che faceva paura, faceva paura. Ma che cosa vuoi che ne sappia? Eh? Uno non è più se stesso. Ma stai tranquillo, tesoro, non ci si suicida due volte. Una rivoltella. Ti sembro il tipo che si compra una rivoltella. Dio mio, fate che richiami, fate che richiami. Fate che richiami. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Ti dicevo che se tu mi mentissi per bontà d'animo e io me ne accorgessi, avrei per te una tenerezza ancora più grande. Riaggancia tu. Stavo per dirti a tra poco, ma ne dubito. Visto che dopo domani sera sarete a Marsiglia. No, ecco, volevo chiederti una cosa. Potresti non andare nello stesso albergo dove andavamo noi? Non ti dispiace? Perché le cose che non si immaginano non esistono. O meglio, esistono in un posto un po' vago e che fa meno male. Capisci? Grazie. Grazie.